La Comunione Anglicana ha scelto come segretario generale nel mese di luglio 2015 un vescovo nativo della Nigeria, l'arcivescovo Josiah Atkins Adovu-Firo. Questa è la prima volta che un vescovo del continente africano è nominato in questa carica. Il suo compito è quello di assistere l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, per mantenere l'unità tra le 38 chiese membri della Comunione Anglicana che radunano 85 milioni di persone in tutto il mondo. Ci siamo incontrati a Londra, dove risiede e scelto per questo mese una formula eccezionale per Net for God. Dedichiamo tutto il film all'intervista che ci ha concesso. Egli evoca per noi le attualità particolarmente delicate, il rapporto con l'Islam e le questioni dell'unità al cuore della Comunione Anglicana. La chiamata ad essere un uomo di dialogo aperto alle differenze è iniziata nella sua giovinezza in Nigeria attraverso l'esperienza di essere un cristiano in mezzo a una maggioranza di musulmani. I come from the northern parts of Nigeria and sono originario del nord della Nigeria e per tutta la vita, dovrei dire dal momento dell'età della ragione, dalla scuola elementare, ho sempre vissuto con i musulmani. I have always lived with Muslims. Muslims andavamo a scuola con i musulmani. Facevamo delle cose insieme. E quando sono entrato alla scuola militare di Zaria, ancora una volta siamo cresciuti insieme, cristiani e musulmani. E anche dei ragazzi i cui genitori non erano né cristiani né musulmani. Uno dei temi che avevo scelto di studiare era civiltà islamica. Rileggendo ora, credo che sia stato provvidenziale. Dio infatti mi ha condotto e questo era il suo piano. Così ho iniziato questo corso. Presso l'Università di Durham, si sa che la patristica era una delle materie obbligatorie, lo studio dei primi padri della Chiesa e di come la Chiesa si dibattesse con la teologia. Una delle cose che veramente mi attirava era la cristologia, come la Chiesa primitiva fosse presa da questo dibattito e come anche dei vescovi e dei teologi fossero considerati eretici a causa del modo in cui cercavano di spiegare la piena umanità e la piena divinità di Gesù Cristo. Saw them as heretics. With my little background, con la mia poca conoscenza dell'Islam e della civiltà islamica, ha fatto tilt. Il ritratto di Gesù nel Corano è molto vicino a ciò che nella Chiesa ortodossa veniva considerata un'eresia. Quindi questo ha suscitato la mia curiosità ed è così che è iniziato il mio interesse per gli studi islamici. Ho pregato ancora e mi sono detto,
Se il Signore mi vuole in questo ministero, andrò ulteriormente avanti negli studi. Inoltre, al termine del primo ciclo di studi universitari, mi sono trasferito a Birmingham. È stata l'ultima tappa di quello che considero come il pellegrinaggio verso il mio ministero tra i musulmani, per portare una comprensione tra musulmani e cristiani. Ho scelto di scrivere una lunga dissertazione sullo statuto di un non musulmano in un governo islamico o in una nazione islamica. Si parla di dhimmi in arabo, dhumma al singolare. Un dhumma è un cittadino protetto. Così ho scritto questo saggio che ho dovuto presentare alla classe. Eravamo circa 14 nel corso, tutti nel master. Penso anche che alcuni fossero nel dottorato. Così ho iniziato a presentare il mio testo. Improvvisamente, 4-5 minuti dopo l'inizio della mia presentazione, non ho più potuto continuare. Non potevo più leggere. Sono crollato e mi sono messo a piangere. Così mi sono fermato. Il professore David Kerr era il direttore del centro. Mi accompagna al piano di sopra. Josiah, che cosa succede? Dico, David, questa è la mia storia. Una minoranza cristiana, un uomo della tribù Nupe nel nord della Nigeria, questa è la mia situazione. Ho pensato allora che il cerchio era chiuso. Ho saputo in quel momento che il Signore mi chiamava a tornare nel mio paese per incoraggiare i cristiani e i musulmani a comprendersi. Una lunga storia, ma questo è il mio pellegrinaggio. Ecco come ho iniziato. E da allora ho sempre fatto questo lavoro, costruire ponti di comprensione tra cristiani e musulmani. Ordinato vescovo di Sokoto, nel 1990, Monsignor Josiah diventa in seguito vescovo di Kaduna nel 1998. Des dizaines di voiture calcinées, Kaduna tente d'apaiser la flambée de violence de ces derniers jours. Due anni più tardi, mentre delle violenze interreligiose infiammano la regione, la sua conoscenza dell'Islam e i suoi legami con i musulmani permettono di uscire dalla crisi. Nella sua chiesa, tuttavia, la sua posizione di dialogo non è sempre capita. I belong to the evangelical Pentecostal charismatic wing. Io appartengo al ramo evangelico pentecostale e carismatico della Chiesa anglicana. A causa del mio impegno per vedere gli aspetti positivi dell'Islam e guardare il cristianesimo e i punti positivi sui quali queste due religioni sono d'accordo, molti dei miei amici evangelici dicono: guarda, questo tizio non è più evangelico, fa male, ma non posso cambiare. Ogni genere di cose sono state dette su di me a causa del mio impegno in questo ministero di riconciliazione tra cristiani e musulmani, a causa della riconciliazione tra gli anglicani, perché io sono un figlio della comunione. Conosco il mondo occidentale e conosco anche il sud del mondo. Ho studiato in entrambi, ho lavorato in entrambi. E questa conoscenza non mi permette di adottare determinate posizioni. La mia conoscenza mi obbliga ad alzarmi e difendere quello che ritengo essere giusto. Abbiamo incontrato Monsignor Josiah pochi giorni dopo la strage di Orlando, negli Stati Uniti, dove un uomo ha ucciso 49 persone in una discoteca frequentata da omosessuali. Gli attacchi, che sono opera degli islamisti di Daesh oppure di Boko Haram in Nigeria e nei paesi limitrofi, portano sempre più a diffidenza o paura verso l'Islam. Come si può praticare una tale violenza in nome di Dio? E quale può essere il rimedio di fronte a questa violenza? La questione della violenza
è insita nelle tre religioni principali che la gente chiama religioni abramitiche, che sono l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. Poiché ciascuna di queste religioni ha delle scritture, è necessario spiegare o commentare questo tema in alcuni passaggi della Bibbia, così come nel Corano. When I say Bible, it includes the Jewish Bible and the Quran. There is that. Questo tema inerente a queste scritture potrebbe essere radicalizzato, condurre alla violenza. Vi è dunque della violenza in queste tre religioni, e chi conosce queste scritture sarà d'accordo con quello che sto dicendo. Così, quando un individuo folle come questo giovane uomo o un gruppo come Boko Haram o Daesh in Medio Oriente, quando queste persone arrivano e cominciano a estrarre versetti del Corano, in Africa centrale posso dire che oggi ci sono cristiani che vengono massacrati ed essi uccidono dei musulmani in nome della religione. Né l'Islam né il cristianesimo non consentono la violenza. Ma la violenza è nelle nostre scritture e dobbiamo essere onesti. Quindi per me l'antidoto è quello di avere una chiara comprensione di ciò che la vostra religione insegna. E anche adottare i mezzi e impegnarsi a vivere ciò che la vostra religione si aspetta da voi. Di queste tre religioni, ebraismo, cristianesimo e Islam, l'unica religione, la sola fede che rende obbligatorio l'amore dei nemici, che ne fa un comandamento, è la fede cristiana. Ebraismo e Islam sono sullo stesso piano. Ama il prossimo tuo come te stesso. Se il vostro prossimo è un nemico, la Bibbia è chiara. Gesù Cristo è molto chiaro. Amate i vostri nemici. Pregate per quelli che vi perseguitano. Né il giudaismo né l'Islam insegnano questo. Dunque, come cristiani siamo come coloro, per così dire, che hanno ricevuto un ordine. Dobbiamo mostrare la differenza poiché Cristo è in noi. Non è una questione di che cosa si può fare come cristiano. Ci viene dato, è un dono di Dio. Non è Josias che dice «ho intenzione di amare Muhammad o Abdullah». No. Non sono io, è questa presenza di Dio in me, nella persona dello Spirito Santo, che mi dona questa capacità. È al di là della comprensione umana. Tuttavia, anche se il Corano o la Hadith non lo rende obbligatorio, la questione dell'amore per il prossimo è anche nell'Hadith. È nell'Islam. È nel cosiddetto hadith non scritto, un hadith pronunciato dal profeta Maometto stesso. Dalle mie parti, nel nord della Nigeria, la gente del posto vi direbbe, sì, l'hadith del profeta ha detto, ama il tuo prossimo, e il prossimo tuo è chiunque abita le 20 case di fronte alla tua, 20 case dietro a casa tua, 20 case sulla sinistra e 20 a destra. Ogni persona in questo cerchio è il tuo vicino di casa, che sia musulmano o cristiano. Quindi vedete, questi sono alcuni degli aspetti positivi per coloro che si impegnano a costruire ponti di comprensione tra queste due comunità di fede. Non tra Islam e cristianesimo, perché tra Islam e cristianesimo non c'è nulla di male, ma tra cristiani e musulmani.
Noi siamo dei praticanti, noi siamo le persone che mettono in pratica ciò che le nostre scritture ci insegnano. Quindi la riconciliazione o il lavoro di costruzione di ponti è tra le persone. Vorrei veramente sottolineare questo. Vedete, siamo tutti esseri umani. Sia la Bibbia che il Corano concordano sul fatto che noi discendiamo tutti dagli stessi genitori, Adamo ed Eva. Nel Corano è molto chiaro. Così la questione dell'umanità delle persone è nella Bibbia come nel Corano. Tuttavia, il Corano va oltre, dicendo che tu sia bianco e io nero. Io non sono nero, piuttosto sono cioccolato. O qualcuno dal Sudan che è nero. È Dio che l'ha voluto così. La Bibbia non ci dice perché Alan è bianco, inglese, io sono nigeriano, voi siete francesi. La Bibbia non lo dice. Quello che abbiamo è la Torre di Babele, ma nel Corano è molto chiaro che c'è uno scopo per cui Dio ci ha creati differenti, in diverse nazioni, tribù diverse e anche religioni diverse, in modo che possiamo imparare a conoscerci. È chiaro nel Corano. La differenza è intenzionale da parte di Dio, in modo che possiamo capire l'altro. Questo è quello che dice il Corano, ed è per questo che l'educazione è necessaria. E nell'Islam è presa molto seriamente l'educazione. Così le persone come Boko Haram in realtà non hanno capito la loro religione. Capirmi senza studiarmi è impossibile. Entrambe le azioni sono legate strettamente. Quando si va alla formazione, in studi islamici, si vede che c'è dell'enfasi. Capire, capire, capire. Si tratta di questo. C'è un'espressione araba, litaharafu. Dio ci ha creati diversi. Perché? Litaharafu. Così possiamo capirci gli uni gli altri. La comunione anglicana ha una struttura di governo che articola primato e sinodalità. Quattro strumenti di comunione sono stati progressivamente attuati per mantenere l'unità delle 38 chiese membri, chiamate anche province, alle quali si aggiungono sei chiese extraprovinciali di dimensioni più piccole. Il primo strumento è il ruolo di leader spirituale tenuto dall'arcivescovo di Canterbury. Poi la conferenza di Lambeth, che riunisce in linea di principio ogni 10 anni i vescovi convocati dall'arcivescovo di Canterbury. Nell'intervallo hanno luogo sia degli incontri dei primati tra le province tra di loro, che con il consiglio consultivo anglicano, che include laici, diaconi e sacerdoti. The Anglican Communion is different. La comunione anglicana è diversa dalla Chiesa di Roma. I cattolici parlano della Chiesa cattolica romana, ma non sentirete mai un anglicano parlare della Chiesa anglicana. Siamo una comunione di 38, o se si aggiungono le altre 6, di 44 chiese indipendenti. Quindi non abbiamo un Papa. Io voglio spiegare questo perché vi aiuterà a pregare per la comunione anglicana. Abbiamo 38 chiese indipendenti. Siamo culturalmente e amministrativamente indipendenti. Churches.
Il termine comunione anglicana in sé dice che siamo una comunione ed è un miracolo. Ma mi piace. Mi piace. Ciò che rende il nostro ministero doppiamente difficile è legato a quello che ho appena detto. Ci sono 38 chiese diverse che si uniscono per parlare con una sola voce. Se avessimo un papa, o l'arcivescovo di Canterbury fosse un papa, sarebbe stato diverso. Allora non saremmo una comunione, saremmo una chiesa. Ma non è parte della nostra natura, non è anglicano avere un papa. Abbiamo quattro strumenti, quattro modi per mantenere la comunione unita. Penso che il punto essenziale è che nessuno di questi strumenti ha il potere di comandare. L'arcivescovo di Canterbury ha una carta speciale, una risorsa legata all'adesione. Per diventare un membro della comunione è necessario essere in comunione con lui. Quindi, se non accetta la vostra chiesa, ma questa dice di essere ancora anglicana, illude se stessa. Non sei anglicano a meno che l'arcivescovo di Canterbury dica «Sì, io ti accetto». Questa è l'unica carta vincente che ha l'arcivescovo. La questione dell'omosessualità attraverso la comunione anglicana, come altre chiese cristiane, è fonte di grandi tensioni che minacciano la sua coesione. La Chiesa Episcopale negli Stati Uniti ha recentemente votato a favore del matrimonio tra coppie dello stesso sesso, mettendosi in opposizione con le altre chiese, specialmente con il continente africano, dove oggi si trovano oltre la metà degli anglicani di tutto il mondo. Tuttavia, la linea guida della comunione anglicana rimane invariata. Dalla conferenza di Lambeth del 1998, il matrimonio è possibile solo tra uomo e donna, e nello stesso tempo le persone omosessuali devono essere accolte e non stigmatizzate. Sono sicuro che pensate a questo tema della sessualità. Abbiamo preso una decisione nel 1998. Noi chiamiamo risoluzioni le nostre decisioni. In modo simile alla posizione della Chiesa Cattolica Romana, abbiamo concordato che, per quanto attualmente comprendiamo le Scritture, non possiamo accettare che le persone dello stesso sesso debbano sposarsi. Ma si va avanti. Sappiamo che ci sono alcuni dei nostri figli e figlie, alcuni dei nostri membri che hanno scelto questo stile di vita. E abbiamo una responsabilità pastorale verso di loro. Pertanto, questa comunione non può sostenere la criminalizzazione degli omosessuali o delle lesbiche, è chiaro. Questa è la posizione della nostra Chiesa. Non è cambiata e ogni parte della comunione è vincolata da questo. Il mio lavoro è quello di dire al mondo che questa è la posizione della comunione anglicana e ogni Chiesa prende spunto da questa decisione. Ora, per quanto riguarda la radice del nostro problema, inizierò dalla mia parte della comunione, da dove originariamente vengo, la Nigeria o l'Africa. Ci sono chiese in Africa che fanno parte della comunione, i cui governi hanno criminalizzato l'omosessualità. E la Nigeria è uno di questi. Ma ho detto, anche prima di occupare questo posto, questa posizione, faccio parte della comunione. E quindi non posso sostenerlo. Non posso e non voglio sostenerlo. Perché la posizione della mia comunione
e che si debba avere la responsabilità pastorale. Quindi, se un governo laico dice che criminalizza l'omosessualità, il nostro compito è quello di aiutare coloro che si sentono in questa situazione, perché sappiano che la Chiesa si prende cura di loro, che la Chiesa si interessa alla loro salvezza, al loro benessere. È il mio lavoro. Ma quando vado in posti dove si dice il governo ha deciso, quindi è questo quello che faremo, noi li sposiamo. In quanto segretario generale, il mio compito è quello di dire che non accetto questo. Per ora, la mia Chiesa dice che abbiamo una responsabilità pastorale. A meno che la comunione si radunerà di nuovo insieme e dirà che ci stiamo muovendo riguardo a questo. Questo è il mio lavoro. Se no, non ho un lavoro da fare. E voglio mantenere il mio lavoro perché mi piace e penso che sia la cosa più saggia da fare. Non forzate nessuno, ma il vostro compito è quello di incoraggiare le persone a stare insieme. Nella comunione anglicana vedo così il mio lavoro di segretario generale. Spiegare in modo che la gente possa capire e rispettare le nostre differenze. E questo mi riporta a quello che vi ho detto del Corano. Litarafu, comprensione. Possiamo vivere con le nostre differenze. I cristiani sono chiamati a evangelizzare in un contesto multireligioso o in una società sempre più secolarizzate. Come perseverare in questa chiamata ad essere uomini e donne di unità e di riconciliazione? Ciò che ha plasmato il mio impegno, la mia vocazione cristiana, è il desiderio di Dio che tutti siano salvati. Dio non vuole che alcuno perisca. Questo è quello che io credo, come cristiano. Certamente, non posso forzare la gente. Così il mio ruolo è quello di fare due cose. In primo luogo, il seme della parola è stato seminato in me. Lo credo. Dio in Cristo conta su di me per vivere questo all'esterno, per essere obbediente. Vivere la parola. La luce che Dio mi ha dato, Dio aspetta che io la faccia brillare. Questo è ciò che Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, ha detto. A noi che siamo stati riconciliati, Dio in Cristo ci affida il ministero della riconciliazione. Una traduzione della Bibbia, in modo molto bello, dice «Dio ci ha dato il ministero per rendere tutti gli uomini Suoi amici». Questo è l'obiettivo finale della riconciliazione, di convincere tutti gli uomini di venire a Dio e per me, come cristiano, per mezzo di Cristo. È attraverso Cristo. Così tocca a me vivere il Vangelo, far brillare la luce, risplenda la vostra luce davanti a tutti gli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Questa è la riconciliazione. Qui, però, dobbiamo essere umili. Per me, questa è l'essenza della parabola del seme che è stato seminato. Il contadino pianta il suo seme e poi va a casa e dorme. Lui non si preoccupa. Marco, al capitolo 4, versetto 28, dice «Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga». E il contadino continua a dormire. Quando arriva il momento di raccogliere, esce e raccoglie. Ma il modo in cui il grano cresce non dovrebbe essere affar nostro. Ed è lì che ci sono problemi tra cristiani e perfino oserei dire tra musulmani. Ma non sono affari nostri. Non è nostra responsabilità forzare qualcuno. Non c'è da perderci il sonno. Basta diffondere la buona novella, fare le opere buone che Dio si aspetta da noi e lasciare i risultati a Lui. Ma non dobbiamo mai dimenticare che il desiderio di Dio è che tutti siano salvati.
Come lui lo faccia, come direbbero gli arabi, halu alam, è Dio che lo sa. Quindi calmati, calmati. Dal Vangelo secondo San Matteo, capitolo 5, versetto 16. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Signore, ti preghiamo per le 38 chiese membri della Comunione Anglicana e ognuno dei loro primati, in particolare Monsignor Justin Welby, Arcivescovo di Canterbury. Vieni a rafforzare i legami tra queste chiese, in modo che possano rimanere in questa mutua comprensione e formare un solo corpo, nonostante le differenze che possono sorgere tra loro. Apri i nostri cuori, aiutaci a superare le nostre paure per andare incontro all'altro, di cultura e di religioni differenti.